I lavori partono adesso nelle prime due settimane di febbraio, partono prima poi a stretto giro, circa una settimana dopo partono sulla seconda tranche. La prima tranche sarà la zona dei giardini Marinai d'Italia, quella lì dove ci sono i giochi e l'edicola, e poi immediatamente dopo e in contemporanea si svolgeranno anche sulla zona di fronte alla chiesetta e fino ad andare a Piazza Gesualdi ad Eri. Quindi quelle due zone che oggi sono oggetto di una fruizione pedonale più o meno goduta saranno oggetto adesso in questi mesi, che sono ancora i mesi invernali, a cavallo della primavera eccetera, di una riqualificazione complessiva. Ecco, finiranno prima dell'estate, che è un po' quello il problema. Guardi, il problema grosso che gli esercenti ci hanno fatto presente è un rischio, non è un rischio fare questi lavori prima della stagione estiva. Intanto tengo a sottolineare una cosa: la stagione estiva ormai da alcuni anni comincia tardi, ahimè, e finisce un po' più tardi rispetto allo storico, non finisce più al 10 di settembre, l'anno scorso siamo andati avanti, è stato già un problema in Borgo Foce dover iniziare i lavori i primi di ottobre, perché era iniziata molto tardi la stagione e a ottobre avevamo ancora bel tempo. Oggi noi ci auguriamo che la stagione inizi molto presto, e a questo scopo stiamo programmando tutto l'intervento affinché possa essere svolto rapidamente bene, perché prima di tutto deve essere fatto bene il lavoro, ma anche rapidamente, in maniera tale da consentire il più rapidamente possibile di limitare i disagi per le attività. È chiaro che comunque stiamo parlando di un'area pubblica che necessita di una riqualificazione. Voglio far notare che si è sempre detto Borgo Marina sono anni, ha bisogno di interventi eccetera. Oggi c'è l'opportunità di farlo, l'amministrazione non può correre il rischio di non fare questo intervento, che se andiamo oltre determinati termini rischia di saltare complessivamente. Quindi oggi o mai più, io ritengo che questa sia un'opportunità grossa da non perdere, e quindi oggi. Ok, l'ultima cosa, i parcheggi. Come al solito c'è un po' di maretta sulla questione parcheggi. Guarda, i due giardini toccano parcheggi in quota pari a zero, perché come noto sui due giardini non esistono piani, cioè non esistono parcheggi. Esisterà una fase delle lavorazioni, che sarà quella in cui si realizzerà l'intervento su via Boine, che invece sarà oggetto di una scarifica profonda del manto d'asfalto, un rifacimento per evitare i problemi che si sono verificati quest'inverno. In questa fase stiamo studiando, anche su richiesta delle associazioni di categorie, delle ipotesi sostitutive. Chiaramente voglio anche sottolineare una cosa: nell'ambito della revisione del progetto del porto, come è noto, si è sostituito l'intervento dei due ascensori con un intervento di attivazione di due linee urbane dedicate al comprensorio di Porto Maurizio, che daranno un servizio specifico anche proprio al Borgo Marina. Ora, questo è uno dei tanti interventi, però io penso sia anche realizzare, non si dà risposta solo realizzando parcheggi su parcheggi. I parcheggi devono essere anche collegati da servizi. Gli stessi che oggi ci chiedono i parcheggi, cioè gli operatori commerciali, sono anche quelli che ci dicono: sì, però facciamo le cene in borgo e facciamo una ZTL durante l'estate, cosa che io condivido profondamente. Le cene in borgo sono state un grande successo per Borgo Marina. Ora, bisogna capire, no? Cercare di fare una progettazione di medio e lungo termine. Oggi nell'immediato stiamo cercando delle soluzioni che, affiancate comunque al servizio che ritengo essere più strutturale, cioè quello di dare un servizio di una rete che fornisca finalmente la zona di Lungomare Amerigo Vespucci, che è sempre abbandonata con i parcheggi vuoti, piuttosto che la zona portuale, piuttosto che tutti gli altri parcheggi di Porto Maurizio, mi porti direttamente l'utente, il turista, il frequentatore direttamente a Borgo Marina, quindi senza la necessità di dover trovare immediatamente prospiciente l'attività dove si va a mangiare piuttosto che a consumare, fare una consumazione piuttosto che fare la passeggiata, il parcheggio, ecco.